Ciao a tutti amici di eximardura.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare l'E-Tech G78 appartenente sempre alla linea da gaming Taurus. È un mouse di fascia bassa dotato di sensore ottico Avago A3050. È un sensore che appunto viene utilizzato per mouse economici o di fascia bassa. Partiamo dalla confezione e possiamo osservare l'immagine illustrativa nella parte frontale, contornata da una grafica abbastanza aggressiva e dalle varie informazioni. Queste vengono riportate anche nel retro, in lingua inglese e in lingua italiana. All'interno della confezione stessa troveremo un manuale di istruzioni ed un mini CD-ROM contenente i driver di installazione, driver che potranno essere scaricati anche dal sito della E-Tech. Infine troviamo il mouse stesso. Come possiamo vedere, il design è abbastanza classico per un mouse di fascia bassa. La parte superiore è realizzata in plastica come gran parte del mouse stesso. Nel dorso troviamo il logo del toro caratterizzante la linea Taurus. Spostandoci nella parte avanzata troviamo due tasti per lo switch di DPI, DPI impostabili fino a 3500. Una rotellina di tipo cliccabile, abbastanza silenziosa e dotata di una superficie gommata per migliorare il grip e lo scroll. E due classici tasti principali dotati di switch Omron per assicurare numerosi click senza alcun problema. Ci spostiamo nel lato di sinistra dove troviamo un inserto che dovrebbe essere in alluminio ma è in plastica. Con un design sempre abbastanza aggressivo e troviamo anche due classici tasti laterali con un buon click, però come possiamo sentire è notevole la plastica utilizzata. Nel lato di sinistra troviamo un ulteriore inserto identico a quello del lato sinistro e troviamo una sorta di base che comprende su cui viene appoggiata tra virgolette la struttura principale del mouse. Spostandoci nel lato frontale possiamo osservare la simmetria del mouse, mentre nel lato inferiore troviamo tre mouse fit con un effetto a specchio e nella parte centrale troviamo il sensore che ricordiamo essere un Avago A3050 con DPI impostabili da un minimo di 200 ad un massimo di 3500. Vogliamo ricordare anche che il logo della Taurus verrà retroilluminato una volta connesso il mouse alla porta USB. Ovviamente non è dotato di retroilluminazione RGB, ma di una classica retroilluminazione che dovrebbe essere rossa. Ce ne accerteremo durante la recensione completa sul nostro sito. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto con un motivo rosso e nero. Ed il connettore USB è placcato oro. Con questo è tutto. Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com. Un saluto a tutto lo staff.